Direi che possiamo incominciare. Bene. Welcome, welcome, bienvenidos, pam pam. Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao ragazzi e ciao ragazze. Oggi voglio proporvi, non mi perdo in chiacchiere oggi, voglio proporvi un video particolare, ma sta registrando, sì. Un video particolare, che particolare? Cioè un video normalissimo, è un tag che si chiama TMA, ossia Too Much Information. Ho deciso di fare questo video per le persone nuove perché ho visto che si sono iscritte un sacco di persone nuove. Quindi ho deciso di fare questo tag per farmi conoscere ancora meglio dalle persone che già mi seguivano e farmi conoscere dalle persone che non mi seguivano ancora ma che mi seguono da poco. Ok, concetto, penso, spero sia chiaro. E se non sei ancora iscritto, iscriviti al mio canale e non dimenticare di andare a vedere i video precedenti. Bene, quindi direi che abbiamo già sprecato troppo tempo. Iniziamo con queste domande che sono veramente tante. Qui sotto c'è il mio computer dove posso vedere le domande. Bene, iniziamo. Go! Allora, che cosa indossi? Allora, indosso questa maglietta della Nike con queste strisce arancioni e queste parte blu e questa parte arancione per richiamare le righe. Dei pantaloni bianchi, questi pantaloni bianchi dell'Adidas. Comunque io sono un po' sciupatina in casa perché comunque quando sono in casa mi piace essere tranquillo e comodo, quindi ho deciso di mettermi la tuta dell'Adidas così per essere tranquillo. Comunque, se non state innamorato, guardate, allora innamorato non so se sia proprio innamorato, non so se si possa dire che io sia stato innamorato, perché non lo so veramente se dentro, cioè non posso avere un paragone per capire se io sia stato realmente innamorato o no. È mai finita davvero male con qualcuno? Ma in che senso? In amore oppure a botte? No, male, davvero male no, con nessuno. No, no. Quanto sei alto? Allora, io sono alto 1,84 m. Però a volte metto anche le yoga, anche mi alzano le mie scarpe preferite, che mi alzano ancora un pochino di più, perché io le chiamo i miei tacche. Quanto pesi? Come quanto peso? Ma che domande sono? Peso... sì, 84. 75 kg. Hai dei tatuaggi? Sì, ho dei tatuaggi, ne ho due per il momento. Ok, questo è un tatuaggio, è ancora un pochino rovinato perché sta guarendo, vedete, sta incominciando a guarire. E poi il secondo tatuaggio che ho fatto da poco, adesso butto giù tutto, è quest'altro. Vedete che anche quest'altro, che è il secondo che ho appena fatto, è un pochino rovinato perché appunto è... l'ho appena fatto con il mio migliore amico, ossia Luca. C'è scritto Freundschaft. Stavo dicendo, c'è scritto appunto Freundschaft, che significa amicizia in tedesco. Ah, piccola parentesi, so che la F, essendo un sostantivo tedesco, i sostantivi in tedesco vanno con la lettera maiuscola. So che la F dovrebbe andare in maiuscolo, però per motivi estetici, perché non mi piaceva la F maiuscola in corsivo, ho deciso di farla minuscola. Hai dei piercing? No. OTP? 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 Non so cosa voglia dire. Programma TV preferito? Ma programma TV preferito, io guardo tutti i programmi dove c'è un po' di trash, diciamo, uomini e donne, l'isola dei famosi, Grande Fratello, tutti questi programmi molto, ecco. E questi sono i miei programmi, cioè, preferiti, quelli che guardo più spesso, poi non lo so. Band preferita? Sinceramente non ho una band preferita, ho ascoltato grazie a Cleo i Tokyo Hotel, anzi sono contento che Cleo abbia fatto un'intervista ai Tokyo Hotel. Poi ascolto i One Direction, però band preferito non è che ne abbia. Poi, ti manca qualcosa o qualcuno? In questo momento non mi manca cioè, non mi manca nulla, sinceramente. Grazie al cielo a me non manca nulla, cioè sono contento di quello che ho. E qualcuno, beh, non lo direi se mi dovesse mancare qualcuno. Canzone preferita? Beh, io ne ho diverse di canzoni, cioè non è canzoni preferite. Ho canzoni che mi piacciono, che mi piace ascoltare, dalla lirica, dal pop, quindi non è che abbia una canzone preferita. Vado da Vivo per lei, alle opere, cioè proprio le aree antiche, alle aree d'opera, un sacco di musica io ascolto, perché la musica è dentro di me. Qual è la tua ossessione in fatto di make-up? Io non truccandomi, cioè io metto solo per il make-up, tra virgolette, metto il fondotinta che oggi non ho e la matita sugli occhi. Questo è tutto il make-up che ho fatto. Il tuo segno... Ma cos'è che sta volando di così grosso? Il tuo segno... Ah! No, una testa! Ma cos'è? Eccomi qua di nuovo, situazione sotto controllo. Allora, il mio segno zodiacale, io sono acquario. I am
talento nascosto, ma io sinceramente già sono un pochino egocentrico, quindi no, dai, ditemi, anzi scrivetemi qui sotto voi se secondo voi ho un talento nascosto, se lo sapete voi meglio di me, oppure pensate che io abbia un talento nascosto. La tua citazione preferita? Ma che citazione preferita ho? Non ho una citazione preferita, sinceramente. Attore preferito? Beh, io uno dei miei attori preferiti è, che seguo da sempre, ma proprio sempre, 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 Whoopi Goldberg. Qual è il tuo colore preferito? Allora, io non ho un colore preferito perché comunque metto tutte cose abbastanza appariscenti e sgargianti, perché a me piacciono le cose molto fluo, cioè appariscenti. Il nero sì, lo metto, però dipende, non sempre. Preferisci la musica a tutto volume oppure no? Allora, vi devo confessare che io quando guido, perché ormai la patente è quasi da 3 anni, lì ascolto, dipende dalla musica, ma a volte quando guidi ti dà, cioè proprio d'estate, la carica, pum pum, cioè non la musica, pum pum pum, bro. No, non quelle musiche lì da discoteca, perché non mi piacciono, ma musiche che, cioè, me le sento proprio dentro, mi piacciono un sacco alcune musiche, quindi mi caricano e quindi lì l'ascolto alta. Dove vai quando sei triste? Non ho un luogo particolare. Quando ci metti a farti la doccia? A farmi la doccia ci metto veramente tanto, perché allora io faccio anche i capelli, che d'estate li lascio asciugare da soli, ma quando in inverno li devo per forza asciugare perché sono tanti. Quindi ci metto tanto a fare la doccia, non più che altro per lavarmi il corpo e tutto, cioè mi piace stare anche sotto l'acqua, però proprio per i capelli ci metto tanto, 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 tanto. Quanto ci metti a prepararti la mattina? Allora, per andare in università su... Ma perché sono le vespe? Per andare in università ci metto relativamente poco, sulla mezz'oretta diciamo, mentre quando devo andare magari fuori o anche di mattina devo andare da qualche parte ci metto molto molto di più. Ti sei mai trovato in mezzo ad una rissa? Sì, ero a Londra con i miei compagni di classe e c'era questo ubriaco che andava, si era avvicinato a questa famiglia, c'era il ragazzo, non erano piccoli figli, però erano tipo, avevano avuto su 25 anni, e il ragazzo ha cominciato a insultare tutti e dopo è arrivata anche la polizia. È stata bruttina. Cibo preferito? Visto che io non posso mangiare tutto oramai, perché è come se avessi una forma di intolleranza, comunque il mio cibo preferito rimangono, anzi sono i cibi preferiti, il tiramisù, anche se non è proprio un cibo, la pizza, la lasagna. Questi sono i miei cibi principalmente, proprio, poi vabbè c'è la pasta carbonara, così mi piace anche lei. Il tuo libro preferito? Adesso vado a prenderlo! Questo è il libro preferito ed è questo! Ta-da! Anzi, adesso esce anche il seguito e quindi mi raccomando, andate a prendere quando uscirà il seguito di questo libro, perché super top. Cioè, io super top perché me l'ha raccontato Cleo. Però io non l'ho letto, lei lo sa che non l'ho letto perché io odio leggere. Apro questa piccola parentesi, a me è piaciuto tanto quando magari mi raccontava come avrebbe potuto sviluppare la storia così, cosa io ascoltavo, mi è piaciuto un sacco. Quindi mi raccomando che qua a breve esce il nuovo libro di Cleo. Ciao Cleo. Comunque vi posso dire che un libro che ho letto veramente volentieri è Il cacciatore di aquiloni, quello sì, l'unico. Qui mi dice a bloggare, però io dico a fare video su YouTube. Ho iniziato a fare video su YouTube perché ero andato al firmacopie di Luca Cicovani e lì ho proprio visto quanto, perché c'erano delle persone che mi avevano anche riconosciuto e mi ha fatto proprio piacere vedere come fossero contente nel vedermi e nel riuscire a parlarmi. E quindi per me lì ho detto, io vorrei fare dei video per tenere compagnia alle persone, per far sorridere le persone. Magari dei video anche dove canto, che è la mia passione, oppure dei video anche dove faccio delle challenge, qualcosa di divertente. Comunque per intrattenere le persone, anzi ringrazio ancora di cuore tutte le persone che mi seguono. Quali sono le tue paure? Allora, io ho veramente paurissima dei ragni. Le vespe mi è venuto il terrore non da molti anni, quando hanno super paura che ci siano altre vespe. Però non ho grandi paure. La mia paura è far magari degli incidenti in macchina. Ecco, quella è una delle mie paure. Però io vorrei anche fare, come ben sapete, l'assistente di volo. E magari alcuni hanno paura, dicono: ma non hai paura di fare incidente in aereo? No, di quello no, proprio incidente in macchina. L'ultima cosa che ti ha fatto piangere? Beh, io non piango da quando avrò 12 anni, forse. L'ultima volta che hai detto di amare qualcuno, mai detto. Qual è il significato del nome del tuo canale YouTube? Il significato del nome del mio canale di YouTube è il mio nome, perché comunque ho deciso di scegliere visto che ho un nome particolare, e sono molto contenta di avere questo nome, ho detto facciamo, cioè proprio Tiago. Pam pam!
Vabbè, ci sono le domande. L'ultimo libro che hai letto, non me lo ricordo, forse sarà stato appunto Il cacciatore di aquiloni. Che libro stai leggendo? Nulla. L'ultimo programma TV che hai visto? Sto guardando la replica dell'Isola dei Famosi. L'ultima persona con cui hai parlato? L'ultima persona con la quale ho parlato è stata Cleo, perché ci stiamo organizzando per un po' di cose che dobbiamo fare. Che rapporto hai con l'ultima persona a cui hai scritto un messaggio? Cleo è una mia amica, perché io non ho tanti amici, però quei pochi amici sono amici buoni. Il tuo luogo preferito in cui stare? Aereo. Scherzo. Non lo so, non ho un luogo preferito. Un luogo che ti piacerebbe visitare? Io vorrei andare, adesso vado un po' più veloce perché sennò qua mi dilungo. Un luogo in cui mi piacerebbe stare? Io vorrei andare un sacco negli Stati Uniti, perché non li ho mai visti, e in Australia. L'ultimo luogo in cui sei stato, oltre al BC? Ma come? Ma che domande sono? L'ultimo luogo in cui sono stato? In cucina. Perché sì, sono andato a mangiare, quindi in cucina. È una cotta, no? L'ultima volta che hai baciato qualcuno? Ne passa di... forse, guarda, mai, quasi, oserei dire. L'ultima volta che sei stato insultato? Boh, quello sempre. Qual è il tuo dolce preferito? Tiramisù oppure Zahatort? Suoni uno strumento musicale? Ho suonato per 3 anni il pianoforte. Il tuo gioiello preferito? Mi piacciono gli anelli, però non troppo grossi. E i braccialetti. L'ultimo sport che hai praticato? Io non pratico sport, cioè, ragazzi, io proprio lo sport siamo come, non lo so, non so definire il nostro rapporto, quindi io, ah sì, dai tempi del liceo che non pratico sport, quindi, L'ultima canzone che hai cantato? L'ultima canzone che ho cantato è stata Let It Be, dei Beatles. La tua frase preferita per attaccare bottone? Hey, ciao, caro. No, scherzo, di certo non vado così, non lo so, non ho una frase prestabilita per attaccare bottone. L'hai mai usata? Per il momento ancora no, perché io sono comunque uno molto estroverso, cioè uno estroverso, quindi si butta a seconda della situazione quello che gli viene per la testa, gli passa per la testa, bam. Siamo alla fine, ragazzi, che maratona. L'ultima volta che hai frequentato qualcuno? Mai. Chi dovrebbe essere il prossimo a rispondere a queste domande? Beh, io vorrei un sacco che, cioè, ci sono un sacco di persone, quindi sarebbe troppo lungo star qui a spiegare chi potrei dedicare, chi potrei far rispondere queste a queste... Cioè, allora, rifacciamo. Ci sarebbero così tante persone che non saprei a chi proporre questo tag. Comunque, il video è finito. Spero che non vi abbia annoiato. Io sono andato in fretta, ho cercato di rispondere a più domande possibili. Comunque, questo video, come vi ho detto anche all'inizio, l'ho fatto per farmi conoscere un pochino di più. E ce l'ho fatta, ragazzi! Ci vediamo al prossimo video, anzi grazie che mi seguite, qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i miei social dove mi potete seguire, come Snapchat, Twitter, Instagram and so on. Mi raccomando, non dimenticare di iscriverti, dillo ai tuoi amici, ai parenti, al fidanzato, alla fidanzata, alla nonna, alla nonna, di seguirmi. Dobbiamo diventare una big family. Oh, ciao! Pam! Mi sono un minimo, dico sempre di stoppare. Oh, che stordito che sono.